l'approvazione su due ruote, suprema celebrazione dell'inutile ma in armonia con i tempi. Se è vero che su un po', poco lontano dalla vita di lei, un partito ha creato un B&B solo per i ciclisti. Dopo aver esperito ogni inutile e riposistico volteggio, Brobocchi ha trovato una strada utile, quella della denuncia degli abusi e dei soprusi, dell'edilizia selvaggia e inconcludente, delle opere pubbliche mai finite e della devastazione legale del patrimonio artistico. La sua vicenda è diventata un'arma utile contro gli stupratori della bellezza e ha chiesto suggerimenti per rivelare gli orrori a due navigatori umani disperati fra le rovine, Vittorio Sgarbi e Marco Magnifico. Ci ha associati ai suoi tour, in bilico fra bellezza e perdizione, in numerose denunce, talvolta efficaci, davanti al pubblico vasto e attonito di Striscia la Notizia. Per questa nuova impresa in difesa della bellezza riceve oggi meritamente il premio di Ordine. Ecco, esatto, non abbiamo detto una cosa importante, che sempre grazie alla mia banda Antonio Ricci, Vittorio Sgarbi e gli amici del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Dunque abbiamo nominato Marco Magnifico, è uno di quei personaggi che è uscito dalla sua veste da professorino e si è calato nei panni di Abbombazza anche lui. E siamo andati in giro per l'Italia a far vedere quello che è stato rimesso a posto grazie al FAI, al Fondo Ambiente Italiano. E soprattutto lui mi ha ricordato e ci ricorda sempre che l'Italia è il paese più bello del mondo. E proporrei un applauso al Fondo Ambiente Italiano che ci pensa sempre una delle organizzazioni che veramente porta al risultato. Grazie. Grazie a Vittorio Brumotti, ci vediamo a Striscia a settembre. Come te ne vai adesso?